Ciao navigatori, prima di continuare logicamente ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi contenuti. Ludovico II di Baviera morì a soli 41 anni e regnò dal 1864 al 1886. Egli nacque il 25 agosto 1845 a Monaco di Baviera. Un'infanzia particolare in virtù del suo status. Nel 1864 divenne re di Baviera alla morte del padre Massimiliano II. Passarono solo pochi mesi, ma da subito Ludovico dimostrò poco interesse per il trono e il governo. Assente dalla vita politica, dilapidò ingenti somme di denaro per costruirsi un mondo tutto suo nei bellissimi castelli della Baviera, tra cui quello di Neuschwanstein, e dedicandosi anche agli artisti, uno su tutti, Richard Wagner. Sotto le pressioni dei ministri, nei primi mesi del 1867, annunciò il suo fidanzamento con la cugina Sofia Carlotta di Baviera, con il matrimonio fissato tra l'altro il giorno del suo compleanno, il 25 agosto. Ma, per scenate dello stesso re, la cerimonia alla fine fu annullata. Si dice che questa rottura è dovuta alla presenza di Richard Horning, un prestante stagliere. Ma non fu l'unica figura maschile vicina a Ludovico. Sotto una rigida tradizione cattolica, il re dovette vivere la sua omosessualità come una condanna senza via d'uscita. Una natura e conflitti interiori che lasciavano per secondo piano i suoi doveri da capo della Baviera. Spettatore passivo della crescita del potere prussiano, fu inerme ad opporsi all'ascesa di Guglielmo I come imperatore della nuova Germania federata. Quando Ludovico capì che il suo regno era diventato un semplice stemma araldico, sopraffatto dai suoi pensieri, decise di rifugiarsi nel castello di Neuschwanstein. Gli altri organi ministeriali, assieme al professor Bernard e altri quattro dottori, pur non avendo mai visto Ludovico, ma in base ad alcune testimonianze raccolte, lo decretarono pazzo. Il 10 giugno il re fu costretto in stato di fermo e dichiarato ufficialmente la sua incapacità di governare il regno. Il potere fu assunto dallo zio, il principe Leopoldo, in qualità di regente. Dopo poco tempo, Ludovico fu posto sotto stretta sorveglianza presso il castello di Berg. Il 13 giugno chiese di poter fare una passeggiata nel parco che costeggiava il lago di Starnberg. Vedendolo sereno, le guardie acconsentirono a condizione che si facesse accompagnare dallo psichiatra Bernard von Gudder. Trascorse alcune ore, non vedendolo rientrare, fu organizzata una squadra di ricerca che fino a tarda notte non produsse nessun esito. Successivamente, i corpi del re e del medico furono ritrovati nel lago. La versione ufficiale vuol far credere che Ludovico II fu vittima di un attacco di follia e si suicidò dopo aver ucciso lo stesso dottore che cercava di impedirgli di gettarsi nel lago. 3 anni più tardi, la corte di Vienna aveva fornito la stessa spiegazione per il suicidio del principe ereditario austriaco Rodolfo d'Asburgo. In entrambi i casi, per poter procedere alla sepoltura in un cimitero consacrato, fatto credere che i due cugini soffrivano di disturbi mentali. Ma l'autopsia di Ludovico smentì la teoria dell'annegamento, anche perché si racconta che il sovrano fosse un ottimo nuotatore. Non vennero trovate tracce d'acqua nei suoi polmoni. Inoltre, alcuni pescatori che si trovavano in zona quel pomeriggio dichiararono di aver udito degli spari. Era chiaro che il sovrano era stato ucciso, forse un regicidio pianificato dalla famiglia reale. Alla morte di Ludovico, Richard Horning fu insignito di un titolo nobiliare. Si pensò a una congiura orchestrata dalla Germania per controllare una Baviera che rifiutava di perdere la propria indipendenza. Lo storico dell'arte Sigurd Fischmann è in possesso di una fotografia che riproduce un disegno del cadavere del re con delle macchie di sangue intorno alla bocca. Teoria che coincide con quella di Huttermore, che avrebbe detto sotto giuramento che da piccolo avrebbe visto alcuni beni del Wittelsbach, tra cui il soprabito che Ludovico II indossava il giorno della sua morte, e sul cui retro erano visibili due fori di proiettile.
A 135 anni dalla morte di Ludovico, continuano a rimanere delle ombre, delle verità nascoste. Il rifiuto degli attuali membri del Wittelsbach di procedere a una nuova autopsia sul corpo del sovrano non può che lasciare in questo caso più ombre che luci. La morte di colui che fu ribattezzato il Re Pazzo rimane ancora un enigma. Per altri contenuti ti invito come sempre a iscriverti al canale. Alla prossima, ciao!